Buonasera a tutti. Questa sera io vi parlerò di inquinamento luminoso e di come riuscire a preservare il cielo notturno che ci rimane. Come sapete bene, il cielo in Italia ormai è inquinato praticamente ovunque. Ci sono zone più buie di altre, zone meno inquinate, comunque il cielo è inquinato dappertutto. Ci sono alcune zone, tipo la Sardegna, parte della Maremma, alcune zone della Basilicata e della Calabria, che ancora si salvano. Però per il resto del territorio italiano la situazione è drammatica. Ma non è disperata, nel senso che possiamo fare qualcosa per combattere la situazione, per migliorare la situazione dell'inquinamento luminoso. Fatto che il 50% degli italiani viva sotto cieli che non permettono più di vedere la Via Lattea è una cosa che non era mai successa prima. Cioè, è la prima volta che accade che un bene culturale di fondamentale importanza, qual è la possibilità di vedere il cielo notturno, venga precluso alla maggior parte degli italiani. Il 90% degli italiani vive sotto cieli che hanno una brillanza, una luminosità, che è doppia rispetto a quella che dovrebbe essere naturalmente. E il 99% degli italiani vive sotto cieli che sono inquinati dal punto di vista astronomico. Quindi viviamo ovviamente in una delle zone più inquinate dal punto di vista dell'inquinamento luminoso del pianeta. Però, una volta tanto, gli italiani sono all'avanguardia anche nel combattere l'inquinamento luminoso. Infatti, le nostre leggi, che esistono su quasi tutto il territorio italiano, e vedremo dopo in particolare quali sono le regioni che hanno delle leggi contro l'inquinamento luminoso, le nostre leggi sono ammirate in tutto il mondo. Ad esempio, la Starlight Initiative dell'UNESCO ha preso come esempio i parametri tecnici della legge della regione Lombardia come i migliori al mondo e che devono essere seguiti per proteggere il cielo notturno. Stessa cosa sta facendo l'OPCC, che è l'organismo tecnico che si occupa della protezione del cielo in Cile. Come sapete, il cielo del Cile è uno dei migliori al mondo. Dal punto di vista del SIN, ma anche dal punto di vista dell'inquinamento luminoso. E questo cielo si progetta di proteggerlo grazie ai parametri tecnici che abbiamo applicato noi con le nostre leggi in Italia. Quali sono le regioni che hanno delle leggi contro l'inquinamento luminoso? Praticamente tutte. Questa mappa, vedete in colore, tutte le leggi che abbiamo in Italia. Solo la Calabria, la Sicilia e per ora il Sud Tirolo, Alto Adige, non hanno leggi contro l'inquinamento luminoso. Tutte le altre, chi buone, chi meno buone, hanno leggi contro l'inquinamento luminoso. Ed è compito, a mio parere, di primaria importanza dell'astrofilo, quello di far applicare correttamente le leggi sul suo territorio. Le leggi in Italia, come sapete, esistono, magari sono le migliori al mondo, però anche in altri campi è difficile che vengano applicate così perché sono una legge dello Stato italiano o una legge della regione. E quindi le amministrazioni comunali vanno sollecitate per affinché queste leggi siano applicate in maniera sempre migliore. In Lombardia abbiamo una legge da 11 anni, come in altre regioni, ad esempio il Lazio, e ormai praticamente la totalità degli impianti nuovi è fatta con rispettando i parametri tecnici della regione Lombardia. Esistono sempre delle rarissime eccezioni, però la maggior parte, quasi totalità degli impianti, soprattutto pubblici,
vengono installati, vengono fatti, vengono progettati in maniera corretta. È ovvio che nelle regioni dove dove la legge contro l'inquinamento luminoso non è delle migliori, si possono avere dei risultati che non hanno, non portano alcun vantaggio per il cielo notturno. Invece, nelle zone che abbiamo visto in questa mappa, nelle regioni diciamo blu o azzurre, le leggi in pratica impediscono tutti i nuovi impianti alla luce di essere emessa direttamente verso l'alto. Quindi deve essere tutta convogliata verso il basso. Come si fa a distinguere tra un impianto che emette luce direttamente verso l'alto e un impianto che non emette luce direttamente verso l'alto? Diciamo, la prova è semplice da fare. La si può fare anche virtualmente, nel senso che ci si può posizionare idealmente alla stessa altezza della lampada e se noi vediamo o un vetro che sporge dall'apparecchio oppure vediamo la lampada stessa, significa che questo apparecchio è fuori legge, cioè emette luce direttamente verso l'alto. Quindi in tutte le regioni che abbiamo visto, in tutte quelle regioni blu, quindi praticamente tutta la fascia costiera dell'Adriatico, parte di quella del Tirreno, la Sardegna e la maggior parte del nord Italia, ecco, in tutte queste regioni questi apparecchi sono fuori legge. Quindi se vedete apparecchi di questo tipo, potete segnalarli in comune, se sono apparecchi nuovi, ben installati o comunque installati dopo l'entrata in vigore della legge, e il comune è tenuto a far sì che gli apparecchi vengano uniformati agli standard richiesti dalla legge. È ovvio che se siete incerti potete chiedere aiuto a Cielo Buio, ad esempio, o al NIDA sezione italiana. Cielo Buio che vi aiuterà con i propri referenti regionali, che ci sono in quasi tutte le regioni, oppure se non c'è un referente regionale, magari voi stessi potrete diventare un referente regionale di Cielo Buio. Basta impegnarsi un minimo, imparare le cose fondamentali sull'inquinamento luminoso, che possono essere trovate appunto sul nostro sito, diciamo che porta a disposizione dell'astrofilo, ma non solo dell'astrofilo, ma anche del progettista luminotecnico, tantissimi strumenti per capire cos'è l'inquinamento luminoso e come combatterlo. In effetti, cosa succede? Cioè, l'inquinamento luminoso che danni provoca all'astrofilo o all'astronomo? L'astronomo lo sa bene, cioè sa che se noi raddoppiamo la luminosità del fondo del cielo, per ottenere lo stesso rapporto segnale-rumore dobbiamo raddoppiare il tempo di posa. E questo cosa comporta? Comporta che se noi impieghiamo mezz'ora di tempo per fare una posa CCD, con un raddoppio della luminosità del cielo avremo necessità di raddoppiare anche il tempo di posa. Quindi in una notte faremo metà delle foto che potremo fare con un cielo che abbia una luminosità della metà. Cosa è successo in Lombardia che dal 2000 ha questa legge contro l'inquinamento luminoso? È successo che comunque lo sviluppo non si è fermato, qui, sviluppo tra virgolette, quindi le nuove urbanizzazioni ci sono state comunque, nessuno ha smesso di fare impianti perché esiste la legge dice solo quando devi fare un impianto come lo puoi fare, come lo devi fare. E quindi le nuove urbanizzazioni sono andate avanti. Le vecchie lampade a bassa efficienza sono state sostituite con altre ad efficienza maggiore che emettono più luce, perché di solito sono state sostituite a parità di potenza elettrica e non a parità di flusso luminoso. E quindi questo cosa ha comportato? Ha comportato che dal 98 ad oggi, come si vede in questo grafico, qui sull'asse delle X abbiamo gli anni, voi non li vedete, però
Vedete che il grafico cresce nel tempo. Cioè, cosa è successo? È successo che negli ultimi 10 anni abbiamo avuto praticamente un raddoppio del flusso emesso dalle lampade installate nel nord Italia, ad esempio. Questo raddoppio del flusso emesso dalle lampade dovrebbe comportare, a parità di altre condizioni, un raddoppio della luminosità del cielo. Cioè, un raddoppio della parte di luminosità dovuta all'inquinamento luminoso, che però nel nord Italia e in gran parte dell'Italia è proprio la maggior parte della luminosità del cielo. Quindi un raddoppio del flusso installato dovrebbe comportare un raddoppio della luminosità del cielo, quindi un raddoppio delle vostre pose, lo CCD, oppure peggio, una diminuzione sostanziale della possibilità di vedere oggetti deboli direttamente con i vostri occhi se siete dei visualisti. Cosa è successo in realtà? Io ho monitorato negli ultimi anni due siti nell'aperta campagna della Lombardia e, come si vede da questi grafici, la luminosità del cielo non è aumentata negli anni. Ancora sulla stella X abbiamo gli anni. E sull'asse dell'Y abbiamo la luminosità del cielo, che vedete è rimasta costante nel tempo. Cosa avremmo dovuto aspettarci invece? Come vi ho accennato prima, avremmo dovuto aspettarci, come si vede in quest'altro grafico, un raddoppio, vedete, da qua a qua. Dovremmo aver avuto un raddoppio, come si vede in questa curva esponenziale, un raddoppio della luminosità del cielo, raddoppio che invece non c'è stato. Non c'è stato perché appunto tutti i nuovi impianti sono stati costruiti, o comunque gran parte dei nuovi impianti sono stati costruiti seguendo le regole dettate dalla legge. In più, parte degli impianti vecchi, una piccola parte, è stata sostituita con impianti nuovi che inquinano molto meno. Questo ha stabilizzato la luminosità del cielo. Quindi, senza l'azione di Celubuio, senza le 25.000 firme raccolte nel 1998 a sostegno della legge, usando tutta la rete delle associazioni di astrofili lombarde, ecco, senza la legge che siamo riusciti a far approvare nel 2000, oggi avremmo avuto un raddoppio praticamente della luminosità del cielo. Quindi il vostro telescopio sarebbe ora come rimpicciolito. Se non avessimo avuto questa legge, al posto di avere un 30 centimetri, sarebbe stato come un 20, al posto di un 40, come un 28 circa. Invece siamo riusciti a stabilizzare la luminosità del cielo. Questo è un risultato fondamentale, perché è ovvio che dopoguerra ad oggi abbiamo avuto una crescita esponenziale che era attorno al 7% annuo, quindi con un raddoppio circa ogni 10 anni. Quindi il primo passo per combattere l'inquinamento luminoso è quello di fermare la crescita. Poi possiamo pensare a tornare indietro, a riappropriarci di quello che ci spetta, a riappropriarci del nostro bene più prezioso, che è appunto il cielo. Sicuramente un piacere avere il miglior oculare del mondo, sicuramente è un piacere avere un acrocromatico da 15 cm, sicuramente è un piacere avere un Dobson da 80 cm, però se siamo costretti ad operare, ad osservare, a fotografare da cieli inquinati, la nostra attrezzatura vale molto molto meno. Il nostro primo accessorio, il fondamentale accessorio, deve essere il cielo. E dobbiamo tutti far sì che il cielo venga protetto. E quindi dobbiamo operare direttamente in prima persona, perché è grazie all'astrofilo presente sul territorio che è possibile controllare ovunque i nuovi impianti. Non è possibile che un'associazione come può essere Celubuio, con qualche centinaio di iscritti, possa controllare
tutto il territorio italiano. Questa è un'opera che deve essere fatta da ogni singolo strofico, che deve sentire come un imperativo ad agire, a proteggere il proprio cielo, e deve in pratica dedicare parte del suo tempo alla protezione del cielo notturno. Certo, non mancheranno le serate nuvolose dove poter scrivere magari una lettera, semplicemente cambiando l'indirizzo, visto che già le lettere pronte tipo esistono sul nostro sito, possono essere scaricate, basta cambiare l'indirizzo, il destinatario e segnalare l'apparecchio o gli impianti che sono fuori legge. Se avete difficoltà potete chiedere, come ho detto prima, al rappresentante di cielo buio della vostra regione o diventarlo voi stessi se la cosa vi appassiona. Nel mio caso, ad esempio, la mia, diciamo, passione per combattere l'inquinamento luminoso è nata nel 1981, mi pare, quando avevo letto un articolo di Piero Bianucci sull'astronomia, che parlava dell'inquinamento luminoso e mostrava la prima mappa dell'inquinamento luminoso in Italia. Io poi, come vedete alle spalle, assieme a Pier Antonio Cintano e a Christopher Eldridge della NOAA di Boulder in Colorado, abbiamo poi prodotto anche il primo atlante mondiale contro l'inquinamento luminoso, che è stato un evento storico, senza falsa modestia ovviamente, perché ha portato per la prima volta sui giornali di tutto il mondo questo problema. Non la prima volta in assoluto, ovviamente, però per la prima volta c'è stata una copertura, copertura mediatica così, sostanziale sul problema dell'inquinamento luminoso. È ovvio che quello che vi sto chiedendo, cioè quello di lavorare un po' per combattere contro l'inquinamento luminoso, può essere sentito da alcuni di voi come una predica, perché magari già lo state facendo. Però alcuni di voi magari non hanno mai pensato che è possibile combattere l'inquinamento luminoso e vincerlo. Alcuni di voi, sicuramente la totalità di voi, si è lamentata della situazione del cielo. Però è possibile migliorare la situazione, come ho visto e come ho mostrato nei grafici precedenti. È possibile anche tornare indietro alla situazione che avevamo anni fa, perché tuttora la grande parte dell'inquinamento luminoso è dovuta alla luce che viene emessa direttamente verso l'alto, dagli apparecchi. Voi, girando per strada, vedete centinaia, migliaia di apparecchi proiettori che emettono direttamente luce verso l'alto, fasci di luce che illuminano capannoni, che colpiscono solo in parte la parete del capannone e buttano luce ovunque, soprattutto se si passa magari per l'autostrada Serenissima Milano-Venezia, ad esempio. Ci sono centinaia e centinaia di capannoni illuminati con apparecchi che emettono luce direttamente verso l'alto. Ecco, una riconversione di tutti questi apparecchi che faccia sì che la luce venga emessa solo verso il basso porterebbe ad un miglioramento sostanziale del cielo, tendo anche un miglioramento di 5 volte o più nella luminosità artificiale del cielo. Quindi potremmo tornare a godere di cieli che ormai praticamente non troviamo più in nessun luogo d'Italia. L'anno scorso, 2 anni fa, sono andato alle Alpi austriache, in una delle zone più buie delle mie mappe, per vedere qual era la situazione. Ebbene, sono rimasto molto deluso. Ho dovuto fare 6 ore di macchina, per poi trovarmi ad avere un cielo che è sicuramente molto migliore di quello che ho nel giardino di casa o anche andando in campagna, nell'aperta campagna. Però il
il cielo che ho visto è un cielo che non è sicuramente contaminato. Guardando verso sud, cioè verso il Friuli e verso il Veneto, fino a una quarantina di gradi d'altezza il cielo era fortemente inquinato. Se noi riuscissimo, con l'azione capillare di ognuno di noi, a far adeguare tutti gli apparecchi, uno alla volta ovviamente, un po' alla volta, partiamo dagli impianti più inquinanti, ecco, se noi riuscissimo a farli adeguare, riusciremmo nel giro di qualche anno a riappropriarci del cielo che ci spetta. Cielo che deve essere preservato per le generazioni future. I bambini che nascono oggi nascono e non hanno la possibilità di vedere il cielo stellato. Io mi ricordo da piccolo, potevo andare a alcune centinaia di metri da casa e vedevo ancora la Via Lattea, vedevo dal giardino di casa M31 ad occhio nudo, percepivo M33 ad occhio nudo. Oggi non è possibile vedere la Via Lattea nemmeno d'estate, nelle serate più terse. E questo nonostante appunto negli ultimi 10 anni non sia più peggiorata la situazione. Quindi vi invito ancora ad unirvi a noi, se già non vi siete uniti, nella nostra lotta contro l'inquinamento luminoso. Avete tutti gli strumenti, su cielo buio potete trovare tutto quello che vi serve. Se non lo trovate, potete contattarci direttamente, potete iscrivervi ovviamente all'associazione, che, come vi ho detto, appunto vi aiuta a mantenere l'apertura del vostro telescopio invariata. Altrimenti, in assenza di leggi, in assenza di azioni contro l'inquinamento luminoso, quindi con una crescita del 7% annuo della luminosità del cielo, sarebbe come se il vostro telescopio ogni anno si rimpicciolisse come area del 7%. Non è una gran bella cosa. Diciamo che il mio sforzo nel sollecitare la popolazione degli astrofili dura da anni. Però negli ultimi mesi ci sono stati alcuni risvegli, ci sono stati alcuni articoli pubblicati sulle riviste specializzate. In pratica c'è una specie di risveglio nel tentativo di combattere l'inquinamento luminoso. Dobbiamo tutti noi unirci per riuscire a mantenere il nostro cielo, mantenere la situazione inizialmente e riuscire a migliorarlo successivamente. Poi, ovvio che, come avete visto nella mappa che ho presentato prima, non tutte le regioni sono ancora coperte da leggi contro l'inquinamento luminoso. Quindi sarà nostro compito tentare di far approvare leggi contro l'inquinamento luminoso laddove queste leggi non esistano. Oppure sarà nostro compito tentare di migliorare le leggi contro l'inquinamento luminoso dove queste non sono efficaci. In Veneto, che è stata la prima regione a dotarsi di leggi contro l'inquinamento luminoso nel 1997, sono corsi 12 anni per ottenere una legge finalmente al passo con i tempi e che protegga realmente dall'inquinamento luminoso. Nel 2009 infatti è stata approvata finalmente una delle migliori leggi italiane contro l'inquinamento luminoso. E in Veneto abbiamo il miglior coordinamento nella lotta contro l'inquinamento luminoso che ci sia in Italia e penso anche nel mondo, sicuramente. Veneto Stellato infatti è la rete più capillare che esiste per combattere l'inquinamento luminoso e dal 2009 ad oggi sono già state fatte migliaia di segnalazioni e sono state fatte già centinaia di adeguamenti di vecchi impianti o di nuovi impianti fatti male alla legge, adeguamenti alla legge. Idealmente bisognerebbe costituire
Emilia Romagna stellata, un Marche stellato, un Puglia stellata, Campania stellata, Sicilia stellata, Piemonte stellato. In ogni regione dovremmo avere un coordinamento simile a quello che si è dato in Veneto. Se volete vedere come è stato fatto, potete contattare il presidente di Veneto stellato, Leopoldo Villagassa, e Leopoldo Dalla Gassa riuscirà senz'altro a stimolarvi e a darvi un input per riuscire a ripetere quello che è riuscito a fare lui nella vostra regione. Cielo Buio opera ovviamente a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. È stata una grande soddisfazione per Cielo Buio quando nel 2007 la prima nazione al mondo, la Slovenia, si è dotata di una legge contro l'inquinamento del mare. Ed è una legge che in pratica ha tratto ispirazione dalle leggi che abbiamo fatto approvare noi durante gli anni. Nel 2009 la Starlight Initiative dell'UNESCO ha fatto propri i parametri tecnici sostenuti da Cielo Buio e quindi li sta divulgando al mondo attraverso la propria azione, la propria fondamentale azione nella protezione del cielo notturno, dei siti astronomici, dei parchi e ovunque sia necessario farlo. Anche il cielo del Cile, ad esempio, che è uno dei migliori, come sapete, uno dei migliori per seeing, uno dei migliori per ancora l'assenza quasi totale di inquinamento luminoso, ecco, anche i cieli del Cile sono protetti da una norma, da una tecnica che si tenta di adeguare in maniera tale da renderla simile alle norme tecniche migliori che abbiamo noi qua in Italia. Quindi una volta tanto siamo noi all'avanguardia nella protezione dell'ambiente, in questa nicchia di protezione dell'ambiente, che però si sta rivelando sempre di più fondamentale anche dal punto di vista ecologico, nel senso che l'inquinamento luminoso è stato riscoperto dagli astronomi, dagli astrofili, però ad oggi si stanno susseguendo sempre di più studi che dimostrano quale sia il pericolo per l'ambiente notturno dovuto all'eccesso di luce notturna. Sembra paradossale che una luce che è migliaia di volte più debole rispetto a quella del sole possa arrecare danno. Invece, pur essendo migliaia di volte più debole di quella del sole, la luce artificiale è centinaia o migliaia di volte più intensa rispetto a quella che si avrebbe naturalmente in assenza di luce artificiale, quindi alla luce che si avrebbe grazie praticamente alla luce delle stelle, della Via Lattea, all'air glow dell'alta atmosfera. E di conseguenza la vita sulla Terra si è evoluta nel corso dei miliardi di anni in questo alternarsi del dì e della notte, buio, luce, buio, luce. Noi in pratica stiamo creando quello che è un giorno, un dì, anzi, che dura 24 ore su 24. In pratica non abbiamo più quella fase di riposo per certi animali, oppure quella fase notturna, di vita notturna per gli animali notturni, che sono una gran parte della fauna esistente, che cacciano, si riproducono di notte. Quindi quando questa notte viene meno, abbiamo alterazioni sostanziali dell'ecosistema. Ebbene, gli studi in questo campo si stanno facendo sempre più numerosi e stanno aprendo in pratica
un nuovo campo di studio relativamente all'inquinamento luminoso. Quindi gli astronomi sono stati i primi ad accorgersi, a studiare il fenomeno, non saranno e non sono ad oggi gli unici studiosi che si occupano della questione. Abbiamo anche delle conseguenze dell'inquinamento luminoso sulla nostra salute, perché noi, essendo animali, anche noi siamo soggetti al ciclo buio, luce, e se eliminiamo o riduciamo sostanzialmente la parte di ore di buio, questo cosa porta? Porta, ad esempio, alla diminuzione della produzione di melatonina, che è un ormone che ha azioni anche oncostatiche, di conseguenza è stato provato questo. Certi tipi di tumore aumentano di velocità, cioè crescono più velocemente quando diciamo, accorciamo la nostra notte in maniera artificiale utilizzando un eccesso di illuminazione artificiale. Quindi esistono tantissimi motivi per combattere l'inquinamento luminoso. È ovvio che per l'amante dell'astronomia il principale motivo è quello di preservare il bene principale che ha a disposizione, cioè il cielo stellato, in assenza del quale ogni cosa che uno può comprare per il proprio hobby, perde di significato. Però abbiamo visto che esistono, oltre a questo aspetto astronomico, esistono aspetti che possono interessare un pubblico molto più vasto. Ho trascurato di parlare dell'aspetto economico e dell'aspetto energetico. In Italia si consuma circa per l'illuminazione esterna 1 miliardo di euro ogni anno. Questo miliardo di euro, come ben sanno quelli che magari sono andati all'aeroporto alle 4 di notte o alle 3 di notte e hanno visto delle ciclabili illuminate tutto il tempo, hanno visto tutte le strade illuminate a giorno senza nessun costrutto. Senza nessuno scopo, illuminate giorno e nessuno era lì ad utilizzarle. Ecco, questo mostra che lo spreco non è solo dato da quella parte di luce che viene messa direttamente verso l'alto dagli apparecchi. Lo spreco è a monte, e cioè è nell'esistenza stessa di questi impianti accesi tutta notte diciamo a piena potenza. Quindi questo, gran parte di questo miliardo di euro è buttato via. Si potrebbe risparmiare la quasi totalità di questo miliardo di euro e, inquinando meno, avendo un cielo migliore, avendo una salute migliore e preservando l'ambiente naturale. Vi ringrazio per la pazienza, se siete riusciti ad ascoltarmi fin qua, e mi raccomando, fate un pensierino alla protezione del cielo notturno. Arrivederci, alla prossima.